solo un presidente, solo un presidente. Aniello, come ti senti? Da impazzire. Sono contentissimo e emozionato. Te lo meriti, te lo meriti. Dedico questa vittoria ai miei genitori, ai miei genitori che mi guardano da lassù, e a tutto, alla mia famiglia, a tutto il pubblico di Altino, e a queste splendide ragazze, e gli sponsor a tutti. Hai trasmesso lo stesso spirito che hai tu dentro a queste ragazze. Grazie Sergio, è stata una battaglia contro una grande squadra, ma abbiamo dimostrato veramente di essere all'altezza. Meritiamo la Serie A, meritavano anche loro. Due squadre le più forti dei gironi, secondo me, si sono incontrate. Però è andata bene a noi come poteva andare male. Complimenti a noi, ma complimenti a loro. E lacrime più belle della tua vita. Sì, 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 sì. Grazie. Martina, Martina, che capitana. Una grandissima capitana, una grandissima squadra. Complimenti a te e alle tue compagne di squadra. Grazie mille, è un sogno che si realizza. Sono 10 mesi che stiamo combattendo per questo sogno incredibile. Ancora non ci credo. Ancora non ci credo, è un sogno che si realizza, bellissimo. È bellissimo! Tu almeno ti puoi fare la doccia, io no. Sì. Allora Martina, sull'1-2 ci credevate ancora? Sì, non abbiamo mai smesso di crederci, anche quando eravamo sotto, che avevamo difficoltà, ma non abbiamo mai smesso di lottare, ci abbiamo creduto sempre, su tutti i palloni. È stato bellissimo. Tu sei stata un'autentica trascinatrice, lasciamelo dire, perché nei momenti di difficoltà Grazie. È uscita fuori la tua voglia matta di portare con te le tue compagne. Grazie mille, lo volevamo a tutti i costi, quindi adesso ci aspetta che festeggiare stasera, perché veramente è un sogno bellissimo. Grande grazie squadra, mille. Grande presidente. Grazie mille, grazie al Presto che ci ha creduto anche lui fino alla fine. Grazie mille, grazie a tutti. Luca D'Amico, quanto è stata dura vincere, e soprattutto qual è stato il momento più critico? Cioè, quando hai temuto di aver perso tra le mani un'opportunità come questa? Sull'1-2 o c'è stato un altro momento? Guarda, sinceramente è stata difficilissima dall'inizio alla fine. Non mi sono fatto questo tipo di problema perché so che le ragazze sono state, potevano essere brave a ribaltare in qualunque momento la partita, e l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta. All'andata ha funzionato per loro, al ritorno per noi. Era un'avversaria veramente scorbutica, difficile, tosta, di grande qualità, ma la differenza secondo me l'ha fatto il temperamento, che è stato determinante. Sì, sono d'accordo, perché a un certo punto le ragazze veramente non hanno più mollato su nessuna palla. A costo di buttare la palla di là di testa siamo riusciti a rigiocare sempre. Ti dico quando ci ho creduto io, sul 2-2, ho detto è fatta. Bravo.